qui operiamo in condizioni precarie. Benvenuti al primo video del contenitore di notizie inutili. In questo spazio troverete un quantitativo spropositato di informazioni che lasciano il tempo che trovano. Di che parleremo stasera? Ecco. Di Dan Brown e del suo simbolo perduto. Cioè, in realtà parleremo di Star Wars, Dan Brown e la Chiesa Episcopale Cattolica. Che cosa hanno in comune? Vi chiederete voi. E adesso ve lo racconto. Sapete che chi è Dan Brown, ovviamente, no? L'autore del Codice da Vinci, e fra i suoi vari libri ha scritto anche, ecco, davvero al contrario, Il simbolo perduto, che ha proprio come protagonista Robert Langdon, che vediamo qui, che non mi ricordo più che cos'era. Dunque, stimato esperto internazionale di simbologia religiosa, oltre che professore di Harvard. Bene, in questo libro che cosa si fa? Si dice che praticamente esiste un luogo che contiene 10 pietre provenienti dal Monte Sinai, una venuta direttamente dal cielo e una che reca le sembianze dell'oscuro padre Luke. Di chi starà parlando mai Dan Brown? L'autore si sta riferendo a Darth Vader, il cattivone di Guerre Stellari, per chi non lo conoscesse. Ma che c'entra? Cosa ha a che fare un libro che parla di massoneria americana, di simboli massonici, con il cattivone di Guerre Stellari? Per saperlo ci dobbiamo trasferire, anzi teletrasportare, a Washington. Venite con me, chiaramente. Ci vediamo fra un po'. Grazie ai potenti mezzi messici a disposizione della flotta stellare, mi sono trasferito a Washington, nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, detta anche, come dice il mio computer di bordo, scusate che alzo l'occhiello, detta anche National, dove sta? Ecco, stiamo per arrivare. Dunque, eccola qua. Ha detto anche Washington National Cathedral, che sarebbe questa qui alla mia sinistra, con un potente montaggio ve la mostrerò meglio più tardi. Ebbene, qui viene il bello, perché uno dei doccioni di questa famosa cattedrale è proprio il mitico padre di Luke Skywalker, Darth Vader. Come c'è finito là sopra, vi starete domandando. Scusate, sono stato interrotto un attimo da una presenza che ora sta svanendo. Per esigenze narrative, Dan Brown liquida la spiegazione in poche righe. Ma le cose dovrebbero essere andate presso a poco così. In occasione dell'inaugurazione della cattedrale nel 1990, in collaborazione con il National Geographic World Magazine, era stato indetto un concorso dedicato ai ragazzini in età scolastica, il cui scopo era quello di rappresentare il concetto del male. I vincitori avrebbero visto la loro creazione trasformata in una scultura, una sorta di moderno gargoyle. Tra i partecipanti sul terzo gradino del podio, perché poi non c'è soltanto Darth Vader o Darth Vader come dir si voglia, ci sono anche altre sculture, sul terzo gradino del podio si classificò il signor o signorino Christopher Reeder di Kearney nel Nebraska, che concretizzò il suo concetto di male assoluto proponendo come doccione di una delle torri della cattedrale la figura del cattivo per eccellenza, a noi tanto caro, come ho scritto qui nel mio promemoria. La scultura è realizzata da J. Hall Carpenter, diciamo che porta il cognome del famoso regista, e Patrick J. Plunkett, ora è collocata su una delle torri della famosa cattedrale. Bene, per questa sera è tutto, spero di non avervi annoiato e di
aver fatto meno il pagliaccio del solito. Vi auguro una buona serata e niente, signor Sulu, ci porti fuori. Arrivederci.